Ah, e io volevo fare la transizione. Non l'ho fatta. L'ho fatta male. Allora. Ciao, gente simpatica. Bentornati in questo nuovo streaming di Valdorf. Sorseggia e messaggia. Oggi abbiamo un buon tè. A liquirizia e menta, da non confondere con quello di 2 volte fa, che era con liquirizia, con anice e finocchio. Quindi questo avrà un gusto un po' più delicato, ma sempre amaro. Delicato, acceso, ma amaro. Sto cominciando a diventare un degustatore di tè. Che non mi spiace, è buono. Va bene. Qualsiasi cosa che non è acqua. Anche l'acqua è buona, ma perché non dare un gusto acceso in più a quel che si beve dopo tutto? Dovrò fare anche il degustatore di acqua, un po' come Nubilette. Mi sono portato anche un'altra cosa oggi, biscotti. Mi sono svegliato poco fa. Non è che intendo fare colazione in streaming, è solo, insomma, mi sembrerebbe uno spreco non provare qualcosa in... Poi sono gli unici biscotti di questo tipo. Sono finiti. Sarebbe uno spreco non testare anche i biscotti nella tisana calda, visto che solitamente uso il latte. Ma il latte lo finiamo. Non so per i biscotti. Ecco qui. Quindi, biscotti dentro. È meglio col latte. No, invece no. Riprendo un gusto aggiuntivo col tè. Ora so cosa fa. Ora so cosa farmi la mattina. Tè coi biscotti. O a volte latte, va bene. In verità non cambia troppo. Ho realizzato che queste live mattutine non sono niente male, nel senso un po' mi aiutano a svegliarmi abbastanza presto. In futuro magari potrei continuare a farle, ma non con Star Rail. Brevi live dove combino 2 cosette. Poi, a quanto pare, qualcuno spunta in live, quindi non è un completo... Una completa live in solitudine, quindi. Poi forse anche perché starei lì in parte, non lo so. Però una live di Waldorf per dare il buongiorno non sarebbe male. Ho fatto un sogno a proposito. Ero nel mio quartiere. C'è una specie di gang di ragazzini che era buona e si è messa a cercare botte con una gang cattiva. Che addirittura uccideva gatti. E la mia missione a quanto pare era prendere la loro fiducia. Non so perché avevo una missione. Ero mandato da gente forte. All'improvviso. Sì. Mi sono trovato in mezzo a loro a un certo punto. Hanno cominciato a dire a menzionare un Waldorf. Gli ho chiesto: ah, cosa vuol dire Waldorf? Insomma, per coprire la mia identità, no? E hanno detto che. Era un nome collegato a un gioco. Gli ho chiesto che gioco. E non ricordo. Hanno detto il nome di un mio gioco. E quindi non mi hanno riconosciuto. Quindi missione compiuta perché non avrei dovuto farmi riconoscere. Avrei dovuto però, tipo, secondo la missione, fargli firmare un contratto di che mi davano fiducia. Non lo so. Non lo so, era un sogno strano. Ma interessante. Ok. Bando alle ciance. Oggi sorseggiamo e leggiamo i nostri messaggi. Abbiamo un bel po' da recuperare. Ci scrive Cince. Ah, questo è di storia, no? Non posso andare, sono occupata. Ok, bello. Ehi, ciao, ho sentito dalla gente del comitato artigianale che... Hai aiutato a ripulire
i problemi dell'albero ambrosiale. Sei un santo, come dice il generale. Sembra che ti serva un favore. Sembra che sei già abituato alle usanze delle persone di Xianzhou. E saprai quando arriverà al lavoro. Andrai lontano, giovanotto. Cioè, è vero, lei in teoria è della razza che vive a lungo, no? Quindi sono giovane. Credo che presto capirai i miei tre principi base per felicità al lavoro. Ok, li ricordo, Cincia, li ricordo. Tranquilla, non ti deluderò, maestra. Il primo principio è mai. Forse la deluderò alla fine. Boh, in ordine sparso. Il primo è non prendere responsabilità aggiuntive o non prendere responsabilità, ecco. Secondo, no, non ricordo. Non prendere i meriti, forse? Cavolo, mi serve un ripasso, Cinge. Ma i problemi vengono da me stavolta? Per favore, non lasciali stare, aiutami. Ah, adesso vuoi che non si ignorino le cose. Ricordi l'apprendista chiamato Cinge? Dal comitato artigianale? No? E ok, se non ricordi, vieni al comitato artigianale. Te lo presenterò. Mi ha mandata la divinatrice per assistere il comitato a vedere i danni. Tutto quanto andava bene, ma la situazione con Cengi è andata oltre il mio scopo di lavoro. Puoi venire a trovarmi? Assolutamente, Cince! Ok. Ora facciamolo. Facciamo il nostro team di deployment. Il team canonico, allora. Abbiamo March come supporto. Yanqing e Su Shang come danni. Togliamo Yanqing, dai. E lì ci incontrerà Cince. Che è quasi buildata, no? Ah, devo anche deployare il team. Ok. Un team anche forte in verità perché c'è Su Shang. E potete tenerlo fisico perché pochi sono vulnerabili al fuoco lì. Devo anche passargli qualche equip. Roba a caso. Sembra brutto. Gli passo la roba di Serval. No, di Serval, sì. Così qualcosina può combinare. Ecco qui. Questi non sono proprio livellati, però non sono per questa build, quindi gli posso passare altra roba di Serval. Certo, non questo. Qui danni fisici. Ce li abbiamo danni fisici. Poi non penso combatteremo tanto, però. Boh, gli do questo. Meglio di niente. Ho questo anche. No, no, questo va bene. Non rubo le cose a Clara. E Cince a posto, eccetto questo. Boh, gli rubo questo da Kafka anche se non gli serve Effective Trait. Perché dà comunque un mini bonus ai danni. Dai, ci siamo. Deployment completato. Andiamo a trovare Cince. Bene, finiamo di sorseggiare il nostro tè. Non dovrei fare anche, tipo. Cavolo, la combinazione è buonissima. Devo ancora assaggiarlo, però. È quello che ti aspetteresti da Liquirizia. E menta, va bene. Non devo menare quel tipo, vero? Vero, vero. Mentre i biscotti sono biscotti croccanti con l'uvette. Normalmente non mi piacciono, però questi si sciolgono bene. Sono anche senza latte. E soprattutto croccanti. Quindi va bene.
Ah, sì, qui pare qualche guaio, eh? Non è un guaio per me, ma più per questo tizio. Visto che Master Chang Li è qui, forse può spiegarti lui? Sono solo un giovane apprendista che non può diplomarsi. Non sono qualificato per guidare alcun team. Non chiamarmi Master. Dicevo solo per convenienza. Non preoccuparti, Chang. Ah, mi ricordo di te. Sei il grande eroe che ha menzionato Gonshu. Ha detto che l'ha aiutato a combattere tutti i mostri del comitato. Ti invidio, non posso fare niente io. Sono un pezzo di nulla che spreca i giorni nel comitato artigianale. Ogni volta che vedo una cosa pericolosa scappo. Perché ti fai compassione da solo? Non è improvviso. Sono depresso da quando ho scoperto che ho perso il manoscritto di mio padre, del mio maestro. È un'opera millenaria della sua vita. E c'è solo una copia in tutto il cosmo. Che gli è successo? È morto. Per favore, si calmi e si calmi. Oh, sì, tu devi calmarti. Quello che è morto è Master Rinnian, un artigiano che era il mio mentore. Non è mio insegnante. È il mio maestro al manoscritto che dovrebbe continuare per la storia dello Xianqiu. Mi ero occupato a salvare la mia pelle e non l'ho preso con me. Sono inutile. Lo troviamo allora. Ma l'artigianato è pieno di ingegni fuori controllo. E ho abomini risvegliati dall'arbo ambrosiale. Però questo mi ha invitato, Cince? Non mi aspettavo che le cose finissero così. Non badare a me. Aiuta Chenji a trovare come hanno scritto. Cince, non stiamo esagerando. Lascia le persone giuste e fare le cose giuste. Inoltre, è troppo pericoloso per te tornare a casa solo. Concordo, ma ho una condizione. Vieni con me, Cince. Devi venire con me. Cince, ti supplico. Ah, beh, se ne vanno i miei piani di... i miei piani di riposo. Di riposo giornalieri. Qualche traccia per il manoscritto? Tutte quelle robacce sembrano identiche a me. I suoi manoscritti erano immagazzinati dal comitato artigianale. Dovrebbe essere messo nell'Accademia Sapienta. Il suo sogno era fare una nave che nessuno ha mai visto prima. È abbastanza per noi. Se usi parole ancora più fantasiose, del latinorum, non capiremo niente. Andiamo, Stardorf. Oh, bene, in compagnia di Cince. Ce l'abbiamo! La nostra Cince! Va bene, quel robot sembra a posto. Quindi a caccia i manoscritti, ho l'impressione. La mappa dice di qua. No, il muro! Oh, ma... Grazie. Vulnerabile etere. Elettre, non c'ho molti punti. Qui forse non è il punto giusto perché al massimo sono vulnerabile a fisico. Però tutti ha void, come quello che è. Altrimenti vento, elettro e luce che non c'ho. Vuol dire che andremo di maniere forti, altrimenti, eh. Eccoci qua. Prendo un biscotto. Lo toccio e lo mangio. Questa reference non era necessaria. Ok, sta attento e aspetta inaspettato. Entriamo entrambi. Grandioso. Tu ti prendi cura del 90% dell'aria, io prendo cura del resto. Andiamo! Vabbè, dai. L'allarme non è stato attivato e vari documenti non sono stati scoperti. Sono come giocattoli usciti dal divano, da qualche gatto. Tra tutti i manoscritti c'è uno chiamato
Invitto ai PC. La data è di 120 anni. Era buio pesto qui. Quindi per evitare guai ho tirato fuori tutto quello che sembrava manoscritto. Ok, ci sta. Oh, era per non fare la cazzin da dentro. Perché noi li guardiamo e capiamo qual è il suo? Ok. Ok. Prendo la pausa e lascio resto a te. Va bene, Cinci, dai. Te la sei meritata. Se c'è qualcosa che non capisci, chiedi. Spesso sento dei compagni che... guardare nella scatola di un artigiano è come soffocare il collo di un artigiano. Appena lo troviamo dobbiamo mettere via il resto. Altrimenti mi troveranno. Doppia cince! Ok. C'ero se bassina. Allora. C'è un manoscritto design che spiega i principi dietro al Fix Lumin Flux. Sembra collegato a un demone. Prossimo. È un blueprint dall'esterno di un aromaton. Sembra dedicato all'estetica. Questi stolti non sono niente della bellezza. Prossimo. Questo è un manoscritto di Ecolon, di una nave. Che mostra il fitness strutturale. E questo, vediamo il prossimo. È una proposta di evento chiamato Exanexus. Ehi, ma lo conosco questo. Non ha tenuto attenzione, quindi ha preso le questioni nelle tue mani, mettendo cubi ovunque. Ehi, ma è lui! Ci sarà qualcuno curioso che vorrà risolverli. I nostri sforzi non saranno invano. Grazie, ci stavo a vedere quello. Eccolo qua. Ho un raffreddore che va avanti da una settimana. Tiro questo manoscritto per ora. Dopotutto, sarò battuta da te se torno a mani vuote. Però questo invito ai PC designer sembra molto importante. Immagino è tenuto nello stesso luogo come questo manoscritto. Dovremmo prenderlo con noi? Non sembra necessario. Era messo assieme al manoscritto. Deve esserci una connessione. E vabbè. Lascia che ti dia un pro tip. Se esiste, prendile e basta, anche se il tuo capo non l'ha chiesto. Se la divinatrice vuole qualcosa e non ce l'ha con me, allora dirò che non esiste. E tutto quello che esiste è già con me. In questo modo non dovrei mai tornare a prendere cose. Maestra, ti prego, insegnami di più. Altro screenshot. Ok. Cosa faresti se Kenji direbbe: oh, ho ricordato, quell'invito è importante. Non voglio andare avanti e indietro. Deve essere così stancante. Ma se non l'ha chiesto, non è appropriato. Davvero non è appropriato darglielo. Quindi lo lascerò a te. All'improvviso non voglio più lavorare. È come quello che provo, in verità. Ma deve essere fatto. Per questo che ho downgradato il mio mantra da come evitare lavoro a come sonnecchiare lavoro. Dovresti imparare dalle mie filosofie di lavoro. Ti prego, maestra, insegnami. Ah, che rumore è quello? È apparso il bab... L'ho visto! Ah no, ci sono mostri vicini. Attento, Stardom! E si mena! Allora, andiamo su questo. Perfetto. E potrei fare così. Così li congelo tutti. Oh, ma... Io non capisco, mi spawna una zanzara al giorno. Ogni giorno mi spawna una zanzara e la uccido. Il giorno dopo ne spawna un'altra. Eppure è tutto chiuso. Neanche le zanzariere e le finestre sono chiuse. Da ancora quando stavo male. Of what I might do. Ogni tanto le apro, ma non è che entrano. Oh, dannazione. Devo controllare.
Per bene, di spifferi. Ok. Attacco base per caricare skill point. Andiamo su questo. Let's make it quick. E tu rompi questo. When they keep quiet. Quindi potrei ultare direttamente. No, manca un punticino, vai. Quasi. No. Ok. Quasi, eh. I'm for the payout. L'ha shottato. Wow. Vabbè, anche su Shang praticamente. Non ho skill point. E vabbè. Però. Ho questo. E uso la skill sull'altro che viene in borsa la skill point. Non necessaria poi. Non necessario il rimborso dello skill point. Dannazione, ho cattive notizie. Il manoscritto è stato danneggiato. Che dovremmo fare? Allora, vediamo se imparto dalla maestra. È giusto, sarebbe dirgli la verità, però. Però anche il secondo, danneggiato dai mostri. L'ultimo ovviamente no. Boh, in verità non è un problema sulla verità. Però in teoria va contro una delle regole della maestra Cince, che sarebbe mai prendersi meriti aggiuntivi o qualcosa del genere. Quindi, perché se diciamo così vuol dire che siamo stati bravi a combattere. Il secondo è stato danneggiato da qualche mostro tempo fa. Sì, buona idea. Possiamo dare la colpa ai mostri, anche se non lo troviamo. Anche se non l'avessimo trovato, sarebbe stato comunque danneggiato dai mostri. Ok, è quello che gli diremo. Eccolo qui. E anche l'invito abbiamo. Inoltre, achievement, peccato. No, sembrava. Qui mi teleporto, però. Eccoci qua. Oh, siete tornati. Avete trovato il manoscritto? Sì, dai. Allora, vorrei spiegarlo più nel dettaglio. Quello è successo? Oh no. Cince cerca di essere drammatica nel come ha trovato il manoscritto. Brava, Cince. Grazie, almeno hai riportato le parti rimanenti del manoscritto. Se fossi stato più coraggioso. Come posso essere così buono a nulla? Oh, ma sta calmo! No, niente a che fare con te, che sei un artigiano. Ogni volta che prendo gli strumenti, posso solo pensare al maestro che mi insegna le abilità. E appena le penso, penso come ho perso il manoscritto. Non posso andare avanti così. Dici qualcosa? Dovresti completare le parti mancanti? No, ok, in effetti è una cosa stupida, niente. Ah, se sono di cattivo umore al lavoro, prendo uno spazio aperto e prendo una camminata. Ah, wee, Stroll! Che ne pensi di questo? Mettiamo da parte il manoscritto e rilassiamoci a stare a Skiffhaven, ok? Non posso più stare qui. Sono senza casa e non importa dove vado. Allora andiamo fuori. Ah, passeggiata così, ok. Va bene. Andiamo a passeggiare. Questo tè poi non richiede zucchero. Ci starebbe bene, ma non è necessario come quello all'arancia dell'altra volta. Ti capisco, Cince, ti capisco. Andavo a combinare altro? No. Non ho fatto alcuna quest però menando oggi. Sconfiggi 20 nemici, beh, questo ti farà farmando. Easy. Anche questo. Ho già 300 punti gratis. Questo anche si può fare easy.
Questo poi, boh, vediamo. O sintetizzare i materiali è gratis. Chenji, non essere così con la cresta abbassata? Guarda, c'è cibo e bevande. Quindi dove vuoi andare? Dove vuoi, Cince? Scegli tu. Tardor, dove vuoi andare? Andiamo a mangiare un po' di snack. Ok, andiamo a prendere gli snack e vediamo se c'è roba buona da mangiare. Forza, andiamo. Salve, volete cose? Chenji, cosa vuoi? Offro io. Grazie, generoso, ma non voglio mangiare niente. Ok, se non vuoi mangiare, voi due? Uno di tutto, grazie. Perché non aspetti e mangi dopo? Ah, dannazione. Magari prima anche. No, Cince non. Avrai soldi per pagarmi da sola, no? Ah, sta schifaver. Voglio solo vedere navi che volano. Allora andiamo. Possiamo andare al ponte e vedere da lì. Volevo vedere il duo però io anche. Il duo comico, no? Bel ponticello. Le navi sembrano essere. Dovrebbero essere una vista familiare ai cittadini di Xianzhou. Passavo per le strade ogni giorno, guardando le strutture a ogni lato. Come erano qui per centinaia di anni. Molte persone sono come me. Non hanno veramente pensato al. Tecnologico avanzamento dietro alle navi volanti. Le abbiamo prese per date. Buon design è pratico, e più pratico è, più difficile è che venga apprezzato. È quello che mio master ha sempre detto. Avrei dovuto essere anch'io un designer di navi. Ma i miei voti erano bassi. Sembrate molto vicini. No, il maestro Rian era sempre gentile a me. Ma il mio livello non era mai buono abbastanza per essere l'apprendista. Tutto quello che sento è impotenza e mi rimpiango quando ero confrontato al suo genio. Odiavo che ho sprecato il mio apprendistato. Abbiamo avuto solamente 20 anni di apprendistato ed è andato così in fretta. Qui i tempi sono dilatati in effetti. Non è dello Xianzhou il tuo maestro? Sì, ma da quando l'ho conosciuto non se n'è mai andato da qui. Era più locale dei locali. Scherzava con me che se non era a casa sarebbe andato a unirsi all'IPC. Aspetta, potevano stare scherzando con te. Abbiamo trovato un invito dell'IPC. Stardorf, ce l'hai? Veloce, mostraglielo. Se dicessi di no, va bene. Eccolo qui. Rian Masteronzo, bel nome, è il nome del mio maestro. A questa data, gli stessi 120 anni da quando mi ha preso come discepolo. Mi ha scelto ed è rimasto al comitato. Ha rinunciato all'Interastral Peace Corporation. Peace, sì, scusa, phishing. Phishing. Siamo entrambi confusi. Potresti raccontarci la storia tra te e il maestro? Ma non sono bravo a raccontare. Vai dritto al punto, grazie. Maestro Ryan è una specie di vita breve, che è venuto qui come studente dell'altro mondo. Più studenti se ne sono andati dopo aver finito gli studi. È perché le specie di vita breve non possono recuperare i secoli di esperienza che hanno le specie a lunga vita. Gli artigiani al comitato sembrano avere anche qualcosa contro la gente a breve vita. I vecchi maestri erano alti.
altri requisiti, ecco, per scegliere apprendisti. Ma quando pensavo di andarmene, non mi aspettavo che Rian scegliesse me. Più tardi abbiamo studiato assieme. Ma come specie vita breve, il mio maestro ha raggiunto presto i limiti. Quando è cominciato, i suoi capelli sono diventati bianchi. E poi è caduto sul suo tavolo. Anni dopo. È così che le cose finiscono quando le specie vita lunga fanno amicizia con specie brevi. Devo molto mio maestro. Sono pigro per natura. Siamo tutti pigri qui in questa schermata. Anche quella guardia dietro, vedete come sonnecchia. Se mi fossi diplomato prima, non me ne sarei andato con i miei rimpianti. Non è troppo tardi per diplomarsi. Prendi questo manoscritto danneggiato come foglio d'esame finale, lasciato dal tuo maestro. Se lo puoi completare, allora vuol dire puoi diplomarti. Completarlo? Posso davvero? No, è l'ultima cosa che posso fare per il mio maestro. Devo farlo. Ce la farò. Ok, se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare, dillo, ma se tutto quanto va bene ora, allora. Ok. Voglio vedere la catena di manufatturi. Ma manifatturazione? Potete portarmi a vederla? Stardor, che ne pensi? Non c'è modo per dire no. Va bene, dai. Se aiuti qualcuno, devi andare fino in fondo, no? No, anch'io sono curioso. Ho i principi basi, ma non li ho mai visti. Devo avere esperienza terra-terra per capire come funziona. Immagino non possa scappare dal volo di essere una guida, Stardorf? Dai. È come un giro in compagnia, dai, con gli amici. Allora. Andiamo a vedere qui le navi. Qui sono fatte. Prendere i vostri design. No, avere il vostro design messo su un'effettiva nave è il sogno di ogni artigiano. Rian ha menzionato più volte come ha aiutato a ottimizzare l'engine che ha prodotto qui. Che è stato prodotto qui. Però è diventato obsoleto l'ultimo secolo. Ma diceva sempre: un buon design dovrebbe essere eterno. Chenji, dimmi direttamente, come possiamo aiutarti? Primo, ci sono mostri che fanno guai qui. Mi serve la vostra protezione. Poi, mi servono visuali per completare il manoscritto. In altre parole, dei visiograph. Ci sono vari passi nel processo manufatturiero, ognuno importante. Non siamo in carica di fare foto, no? Spiegherò i principi a voi, quindi il viaggio non sarà invano. Ok, se non sbaglio c'è un Weld qui che mi aspetta. C'è un Weld qui che mi aspetta per una quest. Eccolo qua. No, non ancora. Eccoci qua. Questa roba. Questa scatola tiene semi? Non è un acquario, ma è un incubatore. È pieno con una coltura media che supporta lo Stark Skiff durante la germinazione. Le navi nascono? È la prima volta che ho sentito di questa cosa. Ma Stardor, fai domande? Le navi crescono dai semi. È quello che ha reso curiosa anche me. Ogni giorno prenderò una di queste navi senza sapere che sono nate da un seme. Devi aver sentito delle leggende dell'albero ambrosiale, no? Albero Ambra? Boh.
è quello che ha portato una rivoluzione tecnologica dello Shancho. Ma dopo che Rainbow ha tagliato l'albero ambrosiale, maggior parte della tecnologia è andata persa. Però la tecnologia di crescita a navi è rimasta mantenuta. Aiutami a fare una foto. Non mi hai detto che non devo fare io le foto, però, eh! Maledetto! Mi hai mentito! Identificazione, vabbè, la foto è quella! Qui è guai. Grazie. Potevo pescare due carte in anticipo. E vabbè. Fanno male! Fanno molto male! Prima Stardorf, così Su Shang ha via libera. Accia! Eccellente! Let me through! March potrebbe buttare uno scudo. Stardorf, attacco base per far ricaricare l'altra, va. Non ha una buona mano. Quindi faremo così. Looks like victory! I'm for the payout. Eccola qui. Niente combo purtroppo. Mi hanno fatto notare che poi Cince, quando fa la ulti, trova sempre la carta che gli serve. È curioso. Come se avesse il potere di determinare il quantum con la ulti. Oh, forse la pensiamo troppo. È andata. Let's go. Era buono anche fuoco qui. Con cui allora è buono il fuoco. Ma non veniamo. 140 metri, io mi teletrasporto, grazie. Oh, ok. Altra gentaglia. No. Forse avrei dovuto mettermi comunque il fuoco, anche perché ci starebbe un altro tank. Due tank, due DPS. È un tank che un po' cura. E com'è che posso già vedere la forma della nave che prende forma, appunto? Davvero crescono dai semi? Anche se ho letto centinaia di volte. Ah, dice Chenji. Ho l'impressione dell'incredibile vedendo questo. La fase embrionica è la più importante. È per dire che durante questa fase c'è la possibilità che il seme fallisca? È corretto. Sembra che il seme sta per aprirsi. Non puoi vedere la parte core da cui prende forma. Poi i materiali biologici dell'esterno pian piano si chiuderanno. Sto già prendendo tracce di quello che dici. Anch'io. Aiutami a fare una foto. Ok. Ecco qua. Chissà se posso sbattere sul nemico mentre faccio la foto. E poi lì. È un po' distante questo. Perché deve sempre mandarmi in luoghi distanti. Da un checkpoint. È bello che ci sono già passato qui. Proprio ieri. Diceva la cicogna nei guai. Ah, ci sono questi. Vabbè. Ah, devo batterli. Vabbè. Meniamo un po'. Let me through! Lui è morto. Tu puoi minare questo, va. E tu, una menata qui? And big they keep quiet. Rolliamo? Non ha una buona mano, dai. Io attaccherei e basta. Questo esplode, mi sa. Attacchiamo questo allora. Va.
Buone, esplodiamo anche questo. Ah, questo è prelento, dopo rifaccio il turno. Piuttosto uno di questi facciamo fuori. Eccellente. E questo magari muore per i danni? Non credo, ma vediamo. Quasi. Anche questo è andato. Secondo giro. Oh, ci sta un droppino aggiuntivo in effetti. Lettimi tu dare priorità a questo. Andare di skill e di ulti, sì. Ora in verità fare così. Skill su questi così non rompono le scatole. E ulti. Perché tanto lo rompo di base con la ulti. Ok, e meniamo su di lui. Eccellente. Qui una bella spazzatina. Oh, Cince c'è la combo, vai. Andiamo. Qui. Combo. Fa la combo. No. Ah, no, no, era robot che esplodeva, ho letto male. Uno scudino non ci serve. Attacchiamo questo. Ah, lui non proprio non perde il turno. Ho un'idea. Are made to be broken. Una spazzata. Buono. Qui Cince può fare fuori questo, no? E muoiono entrambi. È andata. No, allora. Allora, no, basta. Ho menato abbastanza. Dribblato. Ah, devo fare la foto, non devo. Non devo ucciderli, devo fare la foto. Ah, ok, giusto. Ti interrompe se c'è un nemico in giro. Basta fare da qui. Buona foto. Ah, ok, tutto qui. Buona foto, mi dice. Dopo che ho menato per così tanto tempo. E va bene. Pensi, potrei vedere la forma della nave? È la fase nutritiva? Sembra quasi finita. Anche se non abbiamo fatto niente, c'è comunque un senso di fierezza. Ah no, se prendo fierezza in lavoro, allora non posso riposare senza sentirmi colpevole. Manca la punteggiatura finale, ma mi salvo la frase. Non pensi, Chenji? Oh no! Chenji? Cavolo, è sparito. Aiuto! È dannazione però. Sono solo qui per vedere il design, aiuto! Io ho detto di non correre in giro, andiamo, salviamolo. Non ho molti punti deboli. Solo Cince. Potrei un attimo. Giusto una cosa veloce. Lo cambiamo. Ah, se per questo anche il suo artefatto non era buono finora. E vabbè. Ora lo è. Ah, c'era questo che non dava molti danni. Danni fuoco, ce li ho. Ecco qua. Zero. Ce li ha Hook. Remove, ecco qui. Riproviamo. Bello che torniamo a guardare la nave. Giusto per avere qualcuno che breaka oltre a Cince. Altrimenti Stardorp è inutile. Serviva uno che debuffasse però. Focussare quelli ai lati. Perché Cince attacca al centro. Quindi dovrei caricare i punti in effetti. Allora, Cince. Non hai questi granché punti, quindi
Mi sa, devi andare piano. Così. È meglio attaccare quella a sinistra, in effetti. Niente. Dovrebbe essere abbastanza fattibile qui, dai. Attaccano molto Stardor. Che ci sta, però. Buono, potrei anche andare di ulti. C'è tra poco il turno, va. Piu. Ora. No, dai. Cos'è questa mano orribile? Andiamo. Oh no. Com'è successo? Che è successo? Non posso aver fatto mano completa in una mano sola. Non capisco. Avevo solo due uguali. E ho pescato solo una uguale. Va bene, dai. I'm for the payout. L'ha shottato! Incredibile. Aspetta il prossimo turno di Cince per fare altre combo. Chi attacchiamo? Lui deve ancora essere breccato. È rotto. Ancora, ancora. Non ho speedappato. Forward! Ok, ora andiamo a spaccare. Ho spaccato tutto su Shang. Ti fa la tripla kill. Wow, tripla kill di Su Shang. Bravissima. Grazie per salvarmi. Se non fossi per te, non avrei potuto adempiere il sogno del mio maestro. Beh, comincia a sembrare che stai usando il suo sogno come scusa per commiserarti. Ah, scusa. Ah, no, hai ragione. All'inizio scoppiavo in lacrime quando pensavo alla faccia del maestro. Ma ora, la sua faccia è offuscata per me. E il sogno è solo una vecchia ferita. Non posso dire se voglio davvero adempiere il suo sogno o se mi ricordo di non dimenticarmi di lui. Temo che un giorno non ci sarà più niente per Maestro Ryan nel mio cuore. Vuol dire che il maestro mi ha veramente lasciato la vita. Però come posso ripagare il tempo speso con lui? Devo fare quando la sua immagine non è ancora scomparsa. Ah, parlavo da solo di nuovo, perdonatemi. Torniamo all'incubatorio, ok? Sembra quasi pronta, eh? Allora facciamo una foto. Yay, foto. E manca qui, vero? Bah, qui saranno finite. Le navi cresciute sono estratte dagli incubatori e temporaneamente ancorate qui. A breve partiranno per Shenzhou e diventeranno parte dello scenario. Wow, sono veramente un miracolo della natura. One does not simply sail without a star. Perché il meme è qui? Perché c'è un meme qui? Sì, è il modo in cui sono prodotti, è fantastico. Perché comitato vuole ancora che ci lavoriamo così, con così tanto impegno? Altre foto? Fammi fare una foto di questa, grazie. Ma questa è finita, la trovi? E vabbè. Ti metto anche te l'inquadratura. Ah, devono starci entrambi. Perfetto. Ero molto a disagio durante tutto il viaggio per Stargazer Navalia. Posso davvero fare il design delle Starskiff? Stai pensando troppo. Sì, quando ti ho incontrato, potevo sentire la pesantezza del tuo fardello. Prendila con calma. E se lo dice Cince... No, lei prende tutto con calma, ma appunto, devi imparare da Cince. Grazie, Miss Cince. Voglio solo... tornare a aiutare il manoscritto del mio maestro. Da quel momento mi chiedevo di niente che trascende i confini del tempo. Un capolavoro.
È quello che pensavo anch'io. Il manoscritto del mio maestro non è mai stato pubblicato. Appena finito mi affido che sarà un capolavoro. Ha speso così tanto tempo a insegnarmi. Mi ha dato tutto questo tempo. La cosa più preziosa per gli esseri a bassa vita. Devo ripagarlo. Voglio dimostrare che il tempo che ha speso non è sprecato. Guarda, ogni giorno ci sono molte navi che partono. Un giorno farò la nave da sogno del mio maestro. Quando arriverà il giorno, sarò veramente diplomato. E il mio maestro sarà fiero di me. Vai, fallo. Allora. Beh, allora, perché non lo tieni d'occhio, Stardorf? Per favore. Per favore, supervisionami perché sono pronto. Finché sono pronto. Finché non è troppo una seccatura. Sento che sono pieno di motivazione ora. Appena torno, ce la metterò tutta. Grazie ancora. Finalmente risolto. Grazie mille, sono esausta. Tornerò indietro. Ti parlo dopo. Va bene, Cincia. Ecco qui, missione compiuta. Aspetta! Non era una missione personaggio. Non era una missione personaggio di Cince. Ero convinto di sì. Dopotutto era blu, non era viola. E comunque ho altri messaggi di Su Shang, vero? No? No, me li ha spostati, ecco qui. Di Cince. Devo dire Cince. Ah, ne ho altri, ma... Devo prima recuperare il backlog. Non vedo l'ora di arrivare a te, Su Shang. Ma questo dovrà aspettare. Facciamo ancora un 3-4 minuti. E finiamo. Bene, questo era il più difficile da fare, tra virgolette. Gli altri li ottengo easy. Io crafto... Ah, ricetta nuova. Speed. Va bene. Io crafto sempre questo perché nel caso non costa niente, sono skill point gratis. Gli altri invece sono, si fanno automaticamente. Questi due. Allora, cosa volevo farmare oggi prima di chiudere? O mentre chiudo, sempre questo. Ecco, si stavo farmando apposta per Cince, eh. Ho letteralmente prima dello streaming farmato un po' di chiavi. Avrei potuto livellare uno di questi, sempre questo. Cince è buono, abbiamo visto come ha shottato qualcuno. Su Shang si avvicina molto a shottare, però lei lo può fare con uno skill point. Cince deve un po' lavorarci, ecco. Però Cince fa questi danni nonostante il suo light cone non è asceso. E non è neanche maxato. Boh, neanche quello di Su Shang, se è per questo, ma... Perché 5... Ah no, è già a livello 3. È vero perché sono quel di Erta. Non so niente male, eh. Ma si farma molto lentamente all'universo simulato. Quindi dai, ora che ho farmato qualcosina di chiavi l'altra volta, quindi a posto. Penso potrei continuare a farmare per Tingyun. Così prossima settimana, prossimo... No, aspettate. E se farmassi a seconda di chi incontro la prossima volta? Il prossimo è Luca. Boh, in verità certa in mezzo. Erta non scrive più, vero? Ma non voglio buildare Erta, è tipo il personaggio più indietro. Ah, vabbè, ah, tralasciando loro due. Ecco, potrei buildare Lynx finalmente. O Gepard. Come sono messi loro due? Gepard è qua in fondo, no? Beh, anche Lynx immagino, o Lynx non c'è neanche. Non che servono tanti support, eh. Se non per combattere dei bossini. Ma ora non ne ho proprio bisogno. Di Gepard un po' di più nel caso, eh. Però prima vorrei andare con Tingyung. Ecco, sì. Devo farmare libri esperienza, mi sa. È un sempreverde. Batterie ne ho. Ho questi anche direttamente. Vai, andiamo. Li ho formati anche l'altra volta, ma non bastano mai. Che devo farci? Anche se potrei dare priorità all'esperienza. Mi scrive Chenji.
Spero non sia una missione. Allora, se lo memorizzeremo questo Chenji, va bene? Così la prossima volta mi ricordo il suo messaggio. Prossima volta tra qualche secolo, ma va bene. Mi segnerò, devo fare una lista di segnare i nomi. Volendo. Troppo impegno. Come direbbe Cince. Dovrei mettere il team. Ecco qua. Come faccio a sapere che ho fatto un giorno di streaming? Un'ora di streaming, secondo. Boh, alle 20 in verità posso anche fregarmene ora. Perché le ricompense che danno le tolgono prima che io le possa riscattare. Sono maledetti. Quindi non importa. Ok, quindi posso fare uno e quasi due. Scusa, che qui serve vento e luce. Mi manca tanto o Blade o... Ho da Rang nuovo. E vabbè, beccheremo i prossimi personaggi. Ok. Intanto che minano. Vediamo chi combina un raid. Te combina un raid. Non c'è nessuno. Allora lasciali stare. Comunque, 11 giorni di live. Dovrebbe aggiornare. Boh, di nuovo. Posso anche finire ora. Va bene. Oh! Oh! Silverwolf, stai bene! Che è successo? Non hai attivato il campo! Non ha attivato il campo quando doveva! Che è? È registrato, vediamo che è successo! Dovrei essere a posto, però. Va bene! Mi ha contato il giorno adesso. Allora, grazie mille di aver seguito. Vi saluto e ci vediamo. A quando capita!